La cooperativa per cui lavoriamo noi è una cooperativa che ha preso l'appalto da un'altra cooperativa che si chiama Siram, la quale ha preso l'appalto da un'altra cooperativa che si chiama Gesnob, che finalmente questa forse ha preso la cooperativa dell'appalto davvero direttamente dall'ospedale. Quindi la difficoltà nel prendere gli accordi non credo che sia adesso, noi ce l'abbiamo con Idra, però fondamentalmente è tutto un meccanismo che non funziona e che non va bene, che non ci piace. Noi non possiamo fare altro che spingere loro, sperando che se volessero venirci incontro, poi a loro volta spingessero quelli che devono spingere fino ad arrivare direttamente all'ospedale per venirci incontro. Ti fanno il contratto di 6 ore e 50, però poi ne lavori 8, gli straordinari non te li pagano. Quando ci pagano gli straordinari, ci pagano la maggiorazione dell'ora di straordinario, ma non la paga oraria di quello straordinario. Quindi prendi il 15%, cioè, cazzo, sarebbe meglio se non ci dessero la maggiorazione solo l'ora, volendo vedere. Ci hanno fatto un contratto per cui lavoriamo 6 ore e 50 al giorno secondo loro, ma nessuno di noi ne fa meno di 8 comunque, mai. Parlo di noi, nessuno di noi, perché adesso qua per esempio siamo in 4, siamo due della logistica pesante e due della logistica leggera. Abbiamo comunque lo stesso contratto, anche se loro della pesante sono Idra Scarl, Sì. giusto? Mentre noi siamo Idra Health e dalla leggera siamo Idra Health, e quindi è un Sì, esatto. SRL. Dopo che comunque anche noi di logistica leggera siamo stati sotto Idra Scarl, che ci hanno passato successivamente sotto Idra Health per poter prima licenziare e poi assumere altra gente. Poi comunque anche la questione del contratto che non è giusto non sembra, ma è importante perché alla fine ci considerano dei trasportatori, ma non calcolano che però quello che trasportiamo noi lo carichiamo anche da dove sta dentro al carrello per poi trasportarlo. Quindi ci tocca maneggiare, a loro della pesante tocca maneggiare alipack piuttosto che spazzatura, che non è la spazzatura normalissima, anche se viene chiamato RSU, comunque la spazzatura ospedaliera è più delicata secondo me. Che possono essere radioattive Poi, piuttosto che esatto, infette, per radioattive, esempio, il infette. materiale all'interno dell'alipack. Quindi non si sta Nell'alipack ci parlando sono di carta e vetro, insomma, si sta parlando carta, vetro E non è successo più di una volta che peraltro. qualcuno, tra l'altro, trovasse l'alipack mezzo sfatto, che gli si ribalta nel caricarlo, si sporca. Quindi c'è una questione di pericolo maggiore rispetto al semplice trasporto. Perché comunque sia noi che loro siamo considerati fattorini, che non è come consegnare un pacco con Le valigie in un dentro, hotel. non so, qualsiasi, come fa la DHL piuttosto che la TNT, sono cose più delicate e sicuramente con un rischio biologico di spandimento.